Attenzione, volante 15. È il 2004, quando il SISDE, l'allora Servizio Segreto Civile, tenta di individuare Matteo Messina Denaro tramite Antonino Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, il paese natale del boss. Condannato a 6 anni di reclusione per traffico di stupefacenti ma assolto dall'accusa di associazione mafiosa, Vaccarino è uomo di confine in contatto con molteplici ambienti della Sicilia occidentale. Da anni conosce la famiglia Messina Denaro e una volta uscito dal carcere, inizia a collaborare coi servizi segreti. Le comunicazioni con il boss avvengono tramite i cosiddetti pizzini. Messina Denaro utilizza lo pseudonimo di Alessio e attribuisce quello di Svetonio a Vaccarino. Nell'aprile del 2006, all'interno del casolare di Corleone nel quale viene arrestato dopo 43 anni di latitanza l'altro super boss di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, gli inquirenti trovano una parte dei numerosi pizzini scambiati tra Zi, Binnu e Messina Denaro, tra i quali si fa riferimento anche alla figura di Vaccarino. Il boss di Castelvetrano, estremamente nervoso per l'inosservanza, da parte di Provenzano, della elementare regola secondo la quale i messaggi avrebbero dovuto essere distrutti non appena letti, si preoccupa del destino di Svetonio, raccomandandogli di condurre una vita trasparente in modo da non essere coinvolto nelle indagini. Non sa ancora che l'ex sindaco sta cercando di agganciarlo per conto dei servizi. Ma una soffiata ai giornali, che immediatamente pubblicano la notizia, fa saltare l'operazione sotto copertura e la possibile cattura del latitante. Una fuga di notizie gravissima, inspiegabile, sulla quale non è mai stata aperta un'indagine. Alcuni mesi più tardi, nel novembre 2006, Vaccarino riceve una lettera. Il mittente è il boss di Castelvetrano. Il messaggio inquietante, ha buttato la sua famiglia nell'inferno, la sua illustre persona fa già parte del mio testamento. In mia mancanza qualcuno verrà a riscuotere il credito che ho nei suoi confronti. Ma chi è Matteo Messina Denaro? Classe 1962. È il quarto di 6 figli di Francesco Messina Denaro, soprannominato Don Ciccio, un boss mafioso, capo del mandamento di Castelvetrano e alleato dei Corleonesi. Il ragazzo cresce all'ombra del potente padre. Dopo le scuole medie, si iscrive all'Istituto Tecnico Commerciale, ma si ferma al terzo anno. Parecchi anni più tardi ammetterà, proprio in uno dei pizzini spediti a Vaccarino, che tra i pochi rimpianti della sua vita c'è quello di aver interrotto prematuramente gli studi e quindi di non aver conseguito una laurea. Forse proprio per questo, Matteo Messina Denaro si contraddistingue rispetto all'idea che di solito sia di un boss di Cosa Nostra. Praticamente da autodidatta si costruisce una certa cultura che traspare, oltre che dal buon livello di stesura dei messaggi inviati all'ex sindaco di Castelvetrano, dalle citazioni colte utilizzate per i necrologi in onore del padre, ma anche per le numerose e non banali letture trovate nell'appartamento del boss dopo il suo arresto, nel gennaio 2023. Messina Denaro è quindi l'epigono di una mafia diversa da quella dei vecchi grandi boss. Non potrebbe essere altrimenti visti i rapidi cambiamenti politici ed economici dell'Italia a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 del secolo scorso. È il tramonto della cosiddetta Prima Repubblica, la fine delle grandi aziende pubbliche, dello Stato imprenditore, di una politica che tutto controlla e ovunque sembra avere le mani. Con Tangentopoli e la progressiva scomparsa dei grandi partiti di governo, finisce anche il sistema politico che, per alcune non trascurabili parti, aveva garantito affari e potere a Cosa Nostra. Una politica che non è più in grado di normalizzare il grande attivismo giudiziario successivo al cosiddetto maxiprocesso, iniziato nel 1986, che porterà a gravissime condanne nei confronti della cupola. Da qui gli attacchi diretti alla politica, incapace di onorare promesse di aggiustamenti, soprattutto in sede giudiziaria, ma anche alla magistratura con le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Se vengono insomma progressivamente a mancare i vecchi referenti partitici, si rende presto necessario trovarne dei nuovi all'interno di un sistema politico-economico in rapido mutamento. È in questo contesto che può essere inquadrata l'ascesa di Matteo Messina Denaro nella Cosa Nostra di fine anni 80.
Nel 1989 viene denunciato per associazione mafiosa. Nel febbraio del 1991 decide di eliminare Nicola Gonzalez, dipendente di un albergo di Castelvetrano, colpevole di essersi innamorato di una dipendente di origine austriaca a sua volta amante del giovane boss. Quando diventerò direttore della struttura, darò un calcio nel sedere a quei mafiosetti che sono sempre qui tra i piedi, era più o meno il messaggio che Gonzalez aveva fatto trapelare all'esterno, giunto puntualmente alle orecchie del gruppo capeggiato da Usiku. Alta, bionda, affascinante, per la giovane austriaca, e per non lasciare impunite quelle incaute parole, Messina Denaro decide di eliminare Gonzalez. All'inizio del 1992, il giovane boss si reca a Roma, assieme ad alcuni mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani, per compiere una inchiesta sulle abitudini e gli spostamenti del giornalista Maurizio Costanzo. In campo, anche l'ipotesi di uccidere con dei fucili d'assalto Giovanni Falcone e il ministro Claudio Martelli. Usiku gode della stima di Totò Riina ed è proprio per volere di Ucurtu che il gruppo fa marcia indietro e torna a casa. La modalità scelta per uccidere Falcone non soddisfa il capo dei capi, dovrà essere clamorosa ed eseguita in Sicilia. Messina Denaro, in questi mesi, risulta comunque largamente operativo e prende parte alla faida mafiosa di Alcamo, nella Sicilia occidentale, che si conclude con decine di morti. Nel settembre 1992, partecipa, assieme a Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano, al fallito attentato contro il vicequestore Calogero Germanà che riuscirà miracolosamente a salvarsi gettandosi nelle acque di Mazara del Vallo. Dopo la cattura di Riina, Messina Denaro si segnala per la linea oltranzista riguardo la prosecuzione degli attentati contro il patrimonio artistico. Fornisce supporto logistico al gruppo di fuoco che posiziona le bombe a Firenze, Milano e Roma, azioni che provocheranno in tutto 10 morti e 106 feriti. Secondo il pentito Giovanni Brusca sarebbe stato proprio Matteo Messina Denaro a selezionare gli obiettivi degli attentati di Namitardi, per via della sua competenza nel campo delle opere d'arte. L'ultima apparizione di Usiku prima della trentennale latitanza risale all'estate del 1993, insieme ai fratelli Graviano, durante una vacanza a Forte dei Marmi. Il suo ruolo, sempre più rilevante all'interno della mafia trapanese, emergerà con chiarezza in almeno due operazioni antimafia di metà anni 90, l'Operazione Petrov e l'Operazione Omega. Quest'ultima, in particolare, porterà a decine di ordinanze di custodia cautelare sulla base di numerosi e importanti collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni ricostruiranno 20 anni di omicidi avvenuti nel trapanese. Al termine del cosiddetto maxi processo Omega, Messina Denaro verrà condannato in contumacia all'ergastolo. Nell'autunno 1993, Usiku è tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito di mafia Santino Di Matteo. Nel 1994 Messina Denaro organizzerà insieme a Giovanni Brusca anche un attentato dinamitardo contro il pentito Totuccio Contorno. L'esplosivo collocato ai lati di una strada di Formello, a nord di Roma, utilizzata frequentemente da Contorno per i suoi spostamenti, verrà individuato e disinnescato dalle forze dell'ordine a seguito della telefonata di un cittadino, evidentemente insospettito da alcuni strani movimenti notati nella zona. Nel dicembre del 1995 viene ucciso anche l'agente penitenziario Giuseppe Montalto, altra vittima di Messina Denaro. L'agente si era rifiutato di fare favori all'interno del Lucciardone, presso la sezione di massima sicurezza per i detenuti di mafia. Quando si parla di Matteo Messina Denaro non si può ignorare il tema sulle connivenze e gli appoggi che ne hanno reso possibile la trentennale latitanza, di fatto venuta meno soltanto per i gravi problemi di salute del boss. Tra il giugno 2009 e il marzo 2010 gli inquirenti condussero le operazioni denominate Golem 1 e 2, che porteranno all'arresto di numerose persone accusate di aver compiuto estorsioni, incendi dolosi e traffico di stupefacenti per conto di Usiku, con l'intento di favorirne la latitanza. Nel luglio 2010, il pentito Manuel Pasta dichiara che Matteo Messina Denaro avrebbe assistito con alcuni mafiosi palermitani alla partita Palermo-Sampdoria, tenutasi allo stadio Renzo Barbera il 9 maggio 2010,
valevole per l'accesso della squadra siciliana alle coppe europee. Anche la possibilità di eventuali saldature tra massoneria e mafia resta un tema scabroso e inquietante, sul quale vige una sorta di consegna del silenzio. C'è stata qualche loggia a coprire la latitanza del boss? Esistono logge coperte all'interno delle quali si fanno affari inconfessabili? È possibile che queste strutture agiscano da camere di compensazione per interessi che invece dovrebbero essere divergenti? Quali nomi all'interno di queste logge e con quali ruoli? Forse uomini dello Stato, imprenditori locali, affiliati alla criminalità organizzata, politici con grande influenza sul territorio? Ipotesi, si dirà. Ma simili domande sono tornate più volte negli anni, spesso a mezza bocca, senza trovare grandi titoli nella stampa mainstream. Stime recenti parlano di quasi 400 logge attive tra Sicilia e Calabria, con oltre 17.000 iscritti. In particolare è ormai nota la grande diffusione di logge massoniche nel Trapanese, in un numero che appare sproporzionato rispetto alle altre province siciliane e d'Italia. L'elevato numero di iscritti e la qualità degli stessi, spesso provenienti dal mondo imprenditoriale e delle professioni, rendono legittimi gli interrogativi sulla possibile creazione di veri e propri comitati d'affari, dove sia possibile cogliere opportunità di carriera, influenzare l'esito e l'evoluzione di processi politici, scambiarsi favori per il reciproco vantaggio a detrimento dei legittimi interessi di altri. C'è chi già negli anni Ottanta coniò il termine massomafia, chi in tempi più recenti ha parlato di una nuova cupola fatta di mafia e massoneria, un concentrato di logge segrete esistenti nella Sicilia occidentale, la terra dove Matteo Messina Denaro ha costruito il centro del proprio sistema di potere. Una storia sulla quale è probabilmente ancora prematuro porre la parola fine,